Ciao a tutti ragazzi, in un nuovo video finalmente comincia il primo progetto grande che mi porterà via più tempo e potrebbe anche finire molto male per me di questo 2023. Come potete vedere qui davanti a me ho il progetto che ho fatto l'anno scorso, vi lascio qua il video. L'anno scorso ho utilizzato un format di idee folli, vi lascio la playlist, e ho creato questo patio trampolo. Quest'anno vorrei fare le cose però per bene. Che vuol dire? Vuol dire che vorrei andare a creare, più che un patio trampolo, un pattino più alto, 55 cm di pattino. Questo è l'obiettivo, utilizzare un pattino pattinabile però. Oltretutto, grazie a questo telaio particolarissimo qui sotto, ok, ho la possibilità di avere anche il primo pattino ad altezza 50 cm con rocker, quindi posso abbassare la ruota bianca ed avere un effetto banana per andare a creare e provare a fare slalom a 50 cm di altezza. Sto ripetendo questi 50 cm perché ogni volta lo ripeto mi sto dicendo anche: ma davvero sto per fare una cagata del genere? Quest'anno ne avrete delle belle, quindi veramente ti chiedo un grandissimo favore, non l'ho mai chiesto in maniera così esplicita, però ti chiedo di iscriverti al canale, attivare la campanellina per supportarmi, condividi il video per far vedere che il pattinaggio è follia, però anche un ambiente veramente super carino e particolare. Molto bene, per concludere questo video ho intenzione di utilizzare la marca Micro, utilizzerò la scarpetta Micro MT Plus, questa scarpetta qua, e ho intenzione di andare a riutilizzare questo sistema qua, però totalmente diversa la parte alta. Che vuol dire? Vuol dire che andrò a fondere questa scarpetta qui con questa base d'appoggio qua, quindi leverò questi due supporti in legno e andrò proprio a inserirci la scarpetta sopra. Come vuoi inserirla? In realtà ho pensato a vari sistemi, il più semplice era quello di andare a prendere la scarpetta ed andare direttamente a fissarla sul supporto in legno, però non mi piaceva come idea, cioè mi sembrava un'idea un po' troppo di spreco, cioè andare a rifare questa scarpetta, bloccarla lì e buttarla via, non mi piaceva come idea, volevo qualcosa di più riutilizzabile, anche per farla provare a voi, perché anche voi siete folli e vorreste provare a pattinare con questo pattino, vero? Vero, quindi ora questo lo mettiamo via un attimo, ma prima di metterlo via, mentre ti iscrivi al canale, vi ricordo un po' di andare a vedere quella playlist di follie con i pattini in cui realizzo questo pattino, però semplicemente telaio in fibra 3x110, un finto telaio rialzato in trampolo in legno con vari sistemi, un'altra tavoletta in cui inserivo il piede che adesso sarà la base per questa scarpetta. Come prima cosa devo andare però a smontare le ruote di questo pattino, perché le ruote non saranno presenti in questa scarpetta visto che sono già presenti nel telaio innovativo. Ok, quindi andiamo a levare velocemente queste ruote che riutilizzerò per una nuova serie. Esatto ragazzi, quest'anno ho veramente voglio di fare le cose fatte veramente bene e quindi ripattinerò con i tre ruote, proverò a fare dei nuovi trick e uscirà una serie veramente figa in cui andrò a paragonare il miglior pattino per me per fare free skate in maniera però diversa dal solito, perché andrò proprio a analizzare i miei trick con tutti i pro e contro dei vari telai. Una cosa veramente interessante, anche perché ho tanti telai per fare free skate e super spoiler, stanno per arrivare anche dei nuovissimi telai della linea FR per fare free skate, quindi di per sé utilizzerò questa basetta qua, ok? Quindi questo sarà il pezzo che andrò a unire al mio trampolo, però adesso ci spostiamo in un'area nuova del magazzino, in una lavagna magica, una lavagna in cartone in cui andiamo a fare proprio il progetto e andiamo a realizzare la mia idea in testa, la buttiamo su carta per vedere quanto è fattibile e per vedere le cose che mi servono. 3, 2, 1, ci spostiamo. Ok ragazzi, come avete letto dal titolo, pattino alto H con la freccia di testa per altezza 50 cm più o meno, perché? Perché non so ancora con precisione quanto arriverà a essere alto questo progetto. Cosa molto interessante è come ho intenzione di unire questa parte qui ovviamente a questa scarpetta qua, perché l'obiettivo è di fare una fusione di questi due pezzi, quindi l'idea è proprio di andare a lavorare sulla base del pattino, quindi attualmente il pattino ha questa forma qua, ok? Più o meno il pattino ha
questa forma qua e escono fuori, ok, praticamente uno e due supporti che vanno a salire. Voi andare a levare questi supporti, ok, a lavorare su questa tavoletta qua libera, ok, quindi voi andare a lavorare su questa tavoletta, quindi se la vediamo dall'alto, ok, mi sposto un attimo, ci vediamo, zoomiamo anche un pochino, voilà, quindi lavorando un po' più dall'alto, questa è la visione dall'alto di questa tavoletta libera, voi andare a fare un canale centrale in cui andare a inserire la scarpetta e fissarla utilizzando i elastici attacchi in cui siamo abituati a lavorare, ma non solo, puoi andare poi a utilizzare questi due supporti qua, ok, per andare a creare un altro binario laterale preciso sul telaio e andare a creare della pressione con delle viti e andare a fare una morsa per andare a chiudere praticamente il telaio. In questa maniera dovrei riuscire ad ottenere una chiusura veramente interessante. Cosa mi potrebbe servire per andare a fare questo progetto? Beh, sicuramente mi serve, ok, ci spostiamo un attimo qua, vi sposto un po' con me, ok, vedete, ok, sicuramente mi serve riutilizzare i due supporti, quindi due supporti più devo andare a creare questo binario qua, ok, quindi un binario. E poi cosa potrebbe servirmi? Beh, sicuramente più viti e più soprattutto tanto culo. Questo è fondamentale, devo trovare chi vende questo perché è importantissimo riuscire a trovare questo. Quindi vi metto un po' più lontani, abbiamo, come avete visto, la nostra lavagna improvvisata e brutta, lavagna brutta, quindi lavagna brutta, fatta il progetto, aspetta aprire, fatto il progetto per riuscire a fare questo patio trampolo. Se è interessante la cosa, è divertente, fallirò? No, vuoi portare a termine questo progetto, lo vuoi portare a termine in maniera corretta e bella. Quindi adesso, che ti tocca fare a te? Iscriviti al canale, a te la prima, mettete piace al video e voilà! E vedere se riuscirò a farmi veramente male in questo progetto o se riuscirò a portare a termine. Vuoi portare a termine e vuoi fare una cosa fighissima?